Sappiamo bene che il racket e l'usura impediscono lo sviluppo economico della nostra terra di Calabria e quindi vogliamo fare fronte a questa realtà costruendo una rete non solo di imprenditori e quindi di commercianti per non lasciare solo soprattutto chi denuncia, ma vogliamo anche educare al consumo critico. La libertà non ha pizzo è la campagna di Libera che dopo l'esperienza partita da Reggio Calabria nel 2010 con Reggio Libera Reggio si estende al resto della regione a partire da Catanzaro per promuovere una rivoluzione socio-economica e culturale accompagnando gli imprenditori che decidono di denunciare nel difficile cammino di liberazione dal potere mafioso e coinvolgendo allo stesso tempo i cittadini in quanto consumatori consapevoli. In Calabria noi negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento di imprenditori e commercianti che si sono rivolti a noi, ai nostri servizi, ma anche ai nostri referenti per poter incominciare a confidare le proprie storie di abbraccio mortale della mafia, dell'andrangheta in questo caso. E penso che questo sia il dato positivo che noi dobbiamo oggi lanciare. E combattere le mafie da soli è una cosa, combatterle insieme è molto più facile. Dal palazzo della provincia di Catanzaro è partito l'invito rivolto alle vittime di estorsioni, usura, imprenditori, semplici cittadini ad aderire alla campagna attraverso un modulo di iscrizione disponibile sul sito liberacalabria.it. Si è al centro di campagne di sensibilizzazione e di accompagnamento attraverso i meandri della burocrazia o semplicemente attraverso sostegno economico. La libertà non ha pizzo parte dunque anche a Catanzaro. Qual è la situazione di partenza? Non lo dico io, lo dicono le inchieste che ci sono state, lo dicono i collaboratori che iniziano a parlare. La situazione non è facile, però si può. Rossella Galati per la CNews 24.